Buongiorno a tutti. Io fin d'ora devo ringraziare il professore Sposti perché in quattro parole centrate ha già dimostrato un taglio e il taglio che questo ulteriore momento di approfondimento sull'innovazione vogliamo che prenda, insomma. Non è la prima volta che in questi ultimi mesi parliamo di innovazione e di come anche con il nuovo PSR sì, e con il PEI e con i gruppi operativi tenteremo di aggredire questo tema che rischia di essere quasi eccessivamente utilizzato e quindi bisogna dare un significato un po' condiviso al concetto di innovazione, non considerare ogni cosa che faremo un inizio, ma raccogliere, partire da qualche cosa e poi individuare delle traiettorie. Dicevo che non è la prima volta che ne parliamo perché ad esempio accanto a me, oltre al professore Sposti, c'è anche il dottor Spigola di Nomisma e con Nomisma abbiamo già affrontato questo tema nell'ambito dell'Assam, ponendoci quindi il problema anche del ruolo che l'Agenzia di Sviluppo dei servizi agricoli può giocare nell'ambito di questo tema così importante. Come pure vedo in platea, insomma, la presenza di alcuni professori della Politecnica delle Marche, che ringrazio per la presenza. Quindi, insomma, sicuramente nell'innovazione c'è da impostare proprio un lavoro, c'è da impostare un lavoro di squadra e riconoscere, secondo me, anche dei ruoli che ciascuno può giocare al meglio nell'interesse dell'impresa agricola. Dicevo prima che secondo me in quattro parole il professore Sposti ha già centrato alcuni momenti che credo questa giornata debba sviscerare, che è proprio come ci si pone con precedenti iniziative e come in realtà utilizzarle al meglio, perché effettivamente è vero che non partiamo da zero e non è che perché noi vogliamo in qualche modo porci il problema dell'innovazione nel settore agricolo, che non dobbiamo tenere presente che in altri settori pubblici e dell'amministrazione alcuni sono più avanti di noi, alcuni sono già partiti maggiormente con il discorso delle start-up, hanno insomma già in parte affrontato questi temi e quindi per questa ragione forse fare esperienza e tenere l'esperienza degli altri in considerazione può essere un modo. Probabilmente esiste più innovazione realizzata di quanto conosciamo, quindi c'è anche un problema di comunicare i processi di innovazione che magari con partenza dal basso si sono già realizzati. E quindi cioè, porsi di fronte a questo tema richiede una pluralità di sguardi e di competenze. Noi abbiamo tentato anche con l'ultimo approfondimento, dicevo, ad Assam, di vedere anche come altre regioni si pongono e si sono poste questi temi e l'unica cosa che ecco, non vorremmo è proprio quello che è stato detto all'inizio, cioè di cadere nel business usuale o nel insomma, fare quel tipo di rivendicazione di chi
ha il dato dell'innovazione? Chi è che conosce? Chi è che conosce il dato più avanzato? Perché qui a questo, in questi ambiti è tutto molto relativo e fuggevole, nel senso che il dato innovativo di oggi domani potrebbe essere facilmente già superato poco lontano da noi. Quindi, insomma, bisogna, di fronte a questo tema, porsi degli obiettivi e riconoscere il ruolo di ciascuno per fare insieme, a mio parere, un lavoro che comunque è molto significativo e importante, a cui anche il nostro documento di programmazione dà molto rilievo. Io vi ringrazio e aspetto di ascoltare gli altri. Grazie.